quando si sa cosa si deve fare, anche nei momenti di difficoltà si esce fuori. L'abbiamo veramente preparata a minimi dettagli e siamo andati in difficoltà, poi abbiamo sfruttato due o tre cose che abbiamo lasciato per fine partita, sia in difesa che in attacco, che ci hanno pagato. Non volevo sprecare queste azioni difensive che ci hanno regalato 3-4 palloni, e anche in attacco il primo tempo abbiamo tenuto per il secondo tempo e ci ha pagato. Eravamo una debuttante, no? Adesso abbiamo debuttato nel modo migliore, forse nessuno se l'aspettava, noi sapevamo però di poterci stare. Chi parlava con me sapeva, cioè io ho sempre detto che si può vincere questa partita contro Serbia per il fatto, primo fatto, che sicuramente ci hanno sottovalutato, perché l'Italia suona, non so, come Isole Faroe nel calcio, e dobbiamo cambiare questa cosa, cambieremo, questa cosa qua si cambierà, rispetteranno anche noi di più, piano piano, abbiamo appena cominciato perché è la prima volta, però anche adesso qua partita tutti sono venuti a fare complimenti, questo è già qualcosa. E niente, adesso domani abbiamo una partita contro Islanda, appetito vi è mangiato, e niente, speriamo di mangiare risotto alla fine del torneo. Sì, ci stiamo veramente alla grande, oggi una partita veramente dura, lo sapevamo già dall'inizio, però ci aveva messo il cuore, l'anima, vi ha dato il 100% ed è arrivato il risultato, siamo felicissimi. Le grandi squadre poi reagiscono nel momento della difficoltà, più 6, annullato il più 6, siamo andati sotto e abbiamo vinto noi. Sì, avevamo incominciato molto bene, poi loro ovviamente ci hanno ripresi, sapevamo che era molto difficile, però si è riusciti a reagire, siamo stati una grande squadra. Domani si torna già in campo. Sì, domani siamo contro l'Islanda, anche domani sarà una partita veramente difficile, cercheremo di dare il massimo per portare a casa il risultato. Prova a descrivermi per un attimo che emozione senti adesso. Ma in questo momento ci sono veramente pochissime parole, sono al settimo cielo, sono felicissimo per i miei compagni di squadra, ma anche per me.